stare soli, certe notti qui, e chi sta contenta gode così così. Certe notti coi bar che sono chiusi, al primo autogrill c'è chi festeggerà. E così è stato per un centinaio di fan accaniti che hanno avuto la possibilità di assistere allo show a sorpresa organizzato da Luciano Ligabue nell'area di sosta di Fiorenzuola per presentare l'atteso ritorno, dopo 20 anni, di un suo concerto a Campovolo. Tra i fortunati che hanno risposto presente al Ligabue Fan Club, anche la piacentina Federica Ferrari, che emozionata ha cantato i grandi successi del Liga ed ha applaudito l'annuncio del prossimo grande evento, al quale di certo non mancherà. È stato un evento fatto in esclusiva per gli iscritti al Fan Club, quindi loro hanno raccolto, diciamo, le partecipazioni degli interessati e poi hanno selezionato circa un centinaio di persone che hanno radunato a Parma appena fuori dall'autostrada, e le uniche cose che sapevamo noi erano appunto questo ritrovo. Sapevamo che sarebbe stato un evento in esterna e che da Parma al luogo dell'evento ci avrebbero portato loro con i mezzi loro. Ovviamente poi per i fan è stata una cosa molto carina, perché appunto lui cita nella sua canzone, dice: al primo autogrill si festeggerà, quindi tutti super esaltati da questa cosa. Oltre ai 100 fan arrivati da tutto il nord Italia, anche tanti automobilisti incuriositi dall'improvvisa atmosfera rock che dopo le 23 di ieri sera ha avvolto l'autogrill di Fiorenzuola. Perché sì, certe notti sei sveglio o non sarai sveglio mai. Il cantante di Correggio tornerà nel Piacentino a novembre, quando all'interno del nuovo tour nei teatri si esibirà al Municipale.